Ricorrono 30 anni dalla tragedia che ha sconvolto una famiglia Green con il piccolo Nicolas che stava in vacanza con la famiglia in Calabria quando fu raggiunto da un proiettile per qualche caso partito da qualche parte che ha ucciso questo bambino. Ecco, la famiglia è stata molto coraggiosa nel donare questi organi di questo bambino, diciamo così, morto purtroppo. Dopo pochi giorni mi arrivare all'ospedale di Messina, morì all'ospedale di Messina e la famiglia fu molto, diciamo così, coraggiosa nel fare donazione di organi di questo figlio che purtroppo ormai non ce l'ha più. Ecco, da una tragedia come quella è nata la vita di nuovo e questo però è stato interessante anche a livello culturale, ha provocato in Italia una sorta di ondata emotiva e su questa ondata emotiva così forte, così profonda che ha toccato tutti, è nato un processo di cambiamento a considerare il corpo quasi come inviolabile e poter utilizzare parte del corpo e poter dare la vita ad altre persone. Questa è una cosa molto molto interessante, tant'è vero che il Centro Nazionale Trapianti non è un caso che nasce 5 anni dopo questa tragedia, cioè quando ormai ovviamente c'era già un dibattito in corso, però questa tragedia è stata veramente dirompente per tutti quanti noi e questo ha provocato questa onda d'urto, onda emotiva come dicevamo prima, che ha messo in moto un processo inarrestabile che oggi vede i trapianti che sono cresciuti tantissimo, quindi trapianti solidi che permettono di salvare vite. Ecco, da una vita che purtroppo viene a mancare una serie di motivi, in quel caso una grande tragedia che ha colpito una famiglia peraltro in vacanza in Italia, ne è nato un processo di dare vita ad altri bambini e altre persone. Ecco, dopo 30 anni appunto che cos'è cambiato e se ci può dare qualche numero? Beh, i numeri sono molto importanti, io parlo ovviamente a livello nazionale, i trapianti sono aumentati moltissimo, a livello di ospedale che io ho l'onore e l'onere di presiedere, i nostri trapianti sono aumentati di 13 volte rispetto agli altri, quindi facciamo tantissimi trapianti di organi solidi e diamo verso i bambini ovviamente che è il nostro ospedale pediatrico, questo significa che i numeri che vengono fatti all'interno dell'ospedale sono numeri altamente significativi. Consideriamo che parlavamo di poche unità di trapianti, adesso siamo arrivati a trapianti che superano i 100 e passa unità l'anno, quindi sono trapianti importanti che vengono fatti nel nostro ospedale, 13 volte in più il numero rispetto agli anni passati. Ecco, a livello pediatrico, quali sono gli organi trapiantati maggiormente? Allora, il rene sicuramente, poi il fegato, ecco, il fegato è particolare perché è un organo che può essere trapiantato anche da un donatore vivo, perché il fegato è un organo che non tutti lo sanno, ma è un organo che se si prende il pezzetto, come si dice in gergo, di fegato da un donatore vivente può essere trapiantato e ricrescere, è un organo che si riproduce.